Ciao amici, sono Davide Gatti e bentornati su Survival Hacking. Oggi vedremo un progetto che mi ha indicato Rosario Cutrone, una persona che mi segue assiduamente sul mio canale e che fa tantissimi progetti e si guarda molto intorno, e mi ha suggerito questo oggetto. Questo oggetto si chiama Galaghino, noi in italiano lo chiameremmo, però è scritto Galaghino perché manca l'H. È un progetto di un emulatore arcade, ma fatto con un SP32. Quindi vedremo questo oggetto diventare un mini cabinato in grado di far andare diversi giochi arcade. Ma lo vedremo subito dopo la sigla. Prima di iniziare, vi ricordo che in descrizione del video troverete tutte le informazioni, gli elenchi dei materiali, file, tutto quello che serve per realizzare questo progetto. Per cui tutto qua sotto in descrizione, mi raccomando. Dicevamo, questo oggetto è un emulatore arcade che emula per il momento 6 giochi circa, tra i più importanti degli anni 80, il tutto con questo piccolo ESP32 da pochi euro. Che poi in realtà un SP32 non è poi così un oggettino banale. Contiene comunque un microcontrollore con due core da 240 MHz, per cui comunque una certa potenza ce l'ha nel suo piccolo. Ebbene, questo oggetto unito a un display TFT da 2,8 pollici a colori, un amplificatore audio, una piccola barretta di LED NeoPixel e un altoparlante e tutta una serie di pezzettini, ecco, questo richiede un po' di impegno dal punto di vista delle attrezzature collaterali per realizzarlo nella sua completezza. Per realizzare il micro joystick è necessario fare delle stampe 3D per realizzare appunto questo piccola console con i joystickini e i pulsantini. Per il contenitore è previsto un disegno che va fatto con l'incisore laser, che proprio in questo periodo, proprio prima di questo video, ho recensito appunto un Scalfan 30 Pro Max, che è un incisore da 22 watt, con il quale ho appunto realizzato tutti i pezzettini necessari per fare il cabinato, quindi la casa, la custodia di questo oggetto, che poi ovviamente ognuno di voi può fare come meglio crede. Qui il progetto prevedeva di utilizzare questa, io ho realizzato quello che indicava per semplificare il più possibile, insomma. Qua abbiamo tutto il dispiegamento dei materiali, che in descrizione troverete l'elenco, come vi dicevo, e per i collegamenti ho realizzato uno schema pratico dove fa vedere come collegare tutti i pezzi tra di loro. Seguendo questo schema voi potrete farlo come meglio credete. I componenti da utilizzare sono questi. Voi li potete mettere nel vostro cabinato, più piccolo, più grosso. Il joystick e tutta la console è stata realizzata con dei pulsantini, questi pulsantini piccolini che incastrati qua dentro formano tutto quello che serve. Se però voi non siete in grado di stampare, di realizzare, potrete realizzare un oggetto anche un po' più volante, come questo qua, fatto su mille fori. Dipende un po' dalle vostre possibilità e dalle attrezzature che vi ritrovate. Se no, trovatevi un amico che vi stampa questi pezzi e magari qualcuno che ha un incisore vi fate tagliare i pezzettini, è una roba abbastanza semplice da fare. Io ho già preparato, per semplificare un po' il tutto, perché poi sono parti anche di video che non hanno molta rilevanza, cioè di saldare dei fili sul display, di saldare i fili sulla barrettina LED, sull'amplificatore, eccetera, no? Vedremo meglio il dettaglio della costruzione della micro joystick, perché questo è un pochino complicato. Cominciamo a togliere dalle scatole questi che al momento non servono e concentriamoci appunto sulla realizzazione del micro joystick, che è la parte un po' più complessa. È composta da due pezzettini, questa è la parte superiore dove spunterà fuori il joystick con i pulsantini, e qua dentro vanno inseriti tutti i vari componenti. Vengono utilizzati questi pulsantini molto corti, poi sempre in descrizione troverete tutte le informazioni sul tipo esatto, che vanno inseriti qua, in questo modo. Andiamone uno alla volta, va. Questi sono i quattro pulsantini che serviranno
per le quattro direzioni del joystick che poi andremo appunto a completare. Adesso procediamo con la saldatura. Bisogna stare molto attenti perché c'è la plastica che si può fondere, quindi saldature rapide. Da schema, come vedete, c'è un pin di ogni pulsante che va in comune e va poi a GND, quindi cominciamo a collegare assieme i vari pin. Abbiamo messo in comune uno dei pin e adesso possiamo cominciare a saldare i primi quattro fili direzionali e il comune. Allora, questo è il tasto up che ha il filo azzurro, noi abbiamo il blu, il down è arancione, questo è il right, il destro che è verde e il left che è viola e nero che è il comune. Siccome dobbiamo collegare poi il nero, cioè quindi il comune, anche su altri pulsanti, vi preparo un filo. Passiamo alla realizzazione del vero e proprio joystick. Con una vite da 2 inseriamo questo piccolo inserto stampato, poi una rondella la inseriamo in questo foro, mettiamo un'altra rondella qua, poi avvitiamo la manopolina del joystick. Vedete che va a schiacciare i quattro pulsanti. Fantastico, bellissimo questo joystickino in miniatura. E ora ci mancano solo i due pulsanti. I due pulsanti vanno inseriti qua, questo alloggiamento, e bisogna ovviamente saldarli assieme due pin che sono il comune e sull'altro pin portare fuori i segnali. Cominciamo a mettere assieme i due pin in questo modo, li pieghiamo in modo che si possano saldare. Poi qua e qua andiamo a saldare due fili. In questo caso utilizzeremo il rosso e il giallo. Il filo bianco è il GND comune che avevo preparato prima, che andiamo a saldare qui. Ok, una volta saldati tutti i fili e collegato il tutto, possiamo chiudere la micro console con sempre delle viti da 2, in questo caso un po' più corte. Ed ecco qua il mini joystickino autocostruito con una manopolina che va in quattro direzioni e due pulsanti. Bellissimo, solo questo già è una bellezza. C'è anche questo piccolo pulsantino che poi andrà fissato sul contenitore che si incastra qua dentro. Anche lui sempre allo stesso modo ha i suoi piedini che chiuderemo in modo da renderlo un po' più stabile all'interno di questo supporto. Poi questo andrà montato a pannello e avvitato. Anche qua andranno saldati due fili. Colleghiamo ora l'amplificatore all'altoparlante in maniera molto semplice. Ho messo del biadesivo qua sotto già preparato che andiamo a rimuovere per bloccare questo qua e poi andiamo a saldare il filo rosso e nero dell'altoparlante qua dove c'è l'uscita per lo speaker SPK più e meno, questo è il più. Qua, se osservate lo schema, ho già collegato tre fili che escono da questo piccolo amplificatore con la massa che va anche collegato al pin a meno, che è questo piccolo filettino qua. Questo è il trimmer per la regolazione del volume ed ecco che anche l'altoparlante è cablato. A questo punto potremmo quasi procedere al cablaggio, ma per farlo cominciamo a installare un po' di cose sopra i nostri supporti del contenitore tagliato con l'incisore laser. Cominciamo per l'appunto con l'altoparlante che va messo qua
anche lui sempre con delle viti da 2 e con i relativi dadini. Andiamo a fissare il pulsantino sempre con delle viti da 2. Fissiamo la barrettina NeoPixel col biadesivo. La barrettina qua non la si trova così, di questa dimensione si trova un po' più lunga, voi dovrete poi tagliarne la quantità che vi serve, che sono 7 LED. Poi va piazzato qua. Poi abbiamo l'SP32 da fissare qua, anche qua biadesivo. E poi per finire abbiamo quest'ultimo pezzettino di legno sempre col biadesivo da fissare qua su display. Tutti questi incastri poi vedrete sono un po' magici, perché vi consentiranno di assemblare tutto all'interno del contenitore solo incastrando le cose. E ora bisogna attaccare tutti questi fili alle SP32, che è quello che abbiamo qua nel nostro disegno. Basta seguire le istruzioni del disegno, adesso me le metto qua davanti per vederle un po' meglio. Comunque, seguendo le istruzioni non potete sbagliare, tra virgolette, sono tanti fili, ma ce la dovreste fare senza grossi problemi. Io comincio a stagnare i pin che devono essere utilizzati, così evitiamo di diminuiamo gli errori, anzi potremmo anche annotarceli con il pennarello. Ecco, una volta annotati sarà tutto più semplice. Adesso andiamo a stagnare solo i pin che ci interessano. Bene, e ora dobbiamo cominciare a collegare un po' tutti questi fili. E ora colleghiamo il joystick.
e adesso assembliamo tutto con anche le pareti laterali. Qua sembra tutto un groviglio, ma vedrete che adesso si incastra tutto bene all'interno. Cominciamo un po' a disporre i vari pezzi. Non con poca fatica è stato chiuso. Ed ecco come si presenta con la finitura in legno. Onestamente continuo a preferire quella in metacrilato nero e difatti secondo me poi farò quella, perché diciamo che è una colorazione un po' mista. La plancia è nera, qua si vedono tanti punti neri che sono i punti dove il laser ha tagliato il legno. Sì, poi ha di base il color legno, però c'è anche molto nero in giro, nel complesso sembra una roba un po' così posticcia. Non mi garba più di tanto, avrei preferito tutto nero. Comunque, intanto questo è il primo oggetto. Ora, tutto è cablato, tutto è saldato, tutto è montato e adesso dobbiamo passare al computer per vedere come programmarlo e come inserire tutte le informazioni per farlo funzionare. Quindi adesso riordino un po' e poi passiamo al computer. Eccoci qua per vedere un po' come si programma questo oggetto. Passiamo al computer e vediamo un po', come al solito, quali sono tutti i vari materiali che avremo a disposizione. Cominciamo a vedere la cartella, di cui troverete il link in descrizione, dove dentro, partendo da 3D, trovate tutte le varie stampe 3D dei dettagli che abbiamo visto. Questo è il porta switch per il coin. Questo qua è il pirolino che c'è per schiacciare i pulsantini del joystick, la parte frontale di tutta la plancia di controllo, il pomellino del joystick, questa è la parte sotto, sempre della plancia. Questo invece è il disegno vettoriale che serve per fare il taglio con il laser per creare appunto il contenitore che vedete qua, del materiale che poi preferirete. E infine il marquee, che sarebbe questa parte qua trasparente, che serve appunto per far vedere i LED che ci sono qua dietro. Va stampato con un materiale traslucido, trasparente, deciderete voi. E poi abbiamo un po' tutto quello che riguarda la programmazione, eccetto questi sticker che ho realizzato io, che sono degli adesivi da mettere qua sul fianco, che ancora devo verificare come stanno e se stanno bene. Li ho stampati su un foglio A4 adesivo che poi andremo a piazzare per vedere un po' come sta. Però è tutto da vedere, perché adesso ho intenzione di utilizzare il metacrilato nero, come dicevo, per vedere come viene, e secondo me sta molto meglio, e per cui poi lo rivedremo in formato nero e poi vediamo se sul nero vale la pena metterci gli sticker o meno. Intanto io ve li do e poi decidete voi. Mentre qua abbiamo un po' tutto quello che serve, la struttura per fare la compilazione. Qua abbiamo lo sketch Arduino con già dentro tutta una serie di file, e questo è proprio lo sketch. E poi abbiamo bisogno di ROM. Ebbene sì, lui funziona con le ROM originali dei vari giochi. Le ROM, in questo caso, essendo materiale coperto da copyright, non può essere inserito queste cartelle, ma ve li dovete scaricare, ma è veramente molto facile, si trovano in rete in maniera molto molto facile, e andiamo a vedere come trovarle. Allora, c'è una cartella che si chiama ROMs e dentro c'è un README. Nel README ci sono tutte le indicazioni su come recuperare
tutti i vari file necessari. Serve l'emulatore dello Z80, qua c'è un link diretto che vi porta a scaricare lo zip che vi serve e qua ci sono tutte le varie ROM. Allora, non c'è un link proprio diretto, c'è una ricerca. Se voi vi copiate questo link e lo inserite in un browser, inserite questo link, vi fa una ricerca su Bing dove ci sono tanti elementi trovati e in particolare il primo in assoluto. Voi cliccate qua e qui c'è la possibilità di scaricare Download Pac-Man Midway. Insomma, qua ci sono dei repository tipo Emu Paradise, ce ne sono veramente tanti, che hanno tutte le varie ROM e lì le trovate. E dentro questo README ci sono tutte le indicazioni per scaricare la versione corretta per il nostro scopo. Una volta che le avete scaricate, e io adesso le ho già scaricate e sono tutte qua, abbiamo tutte le ROM dei giochi che ci servono e l'emulatore Z80. Per poterli utilizzare, questi file devono essere convertiti e patchati. C'è tutta una procedura per la quale è stato creato un batch file, tra virgolette, automatico, uno script che fa tutto lui. L'importante è che voi mettiate i file necessari all'interno della cartella ROM. Vanno messi tutti i file presenti all'interno degli zip delle varie ROM, quindi voi dovete dezippare tutti i vari file e mettere dentro nella cartella ROM i file dezippati. Adesso noi qui lo facciamo velocemente. E ci mettete anche l'emulatore Z80 dentro le ROM. E a questo punto nella cartella ROM abbiamo tutti i file delle ROM dei nostri giochi. Nella cartella ROM.conv, ROM conversion, ci sono tutta una serie di script Python e anche di script SH, come vedete, che sono necessari per convertire tutte le ROM nei vari formati necessari. Quindi c'è la parte audio, ci sono la parte dei loghi, degli sprite, dei titoli. Ci sono tutta una serie di script che servono per convertire quelle ROM che sono in un formato binario in un formato adatto per la compilazione dell'Arduino IDE. E quindi verranno poi tutti convertiti in file.h che andranno a finire all'interno del progetto qua Arduino, dove c'è lo sketch e tutti i suoi file. Quindi verranno aggiunti molti altri file. Per la compilazione esistono questi script SH conv oppure conv win, per cui quello per Windows è per Windows, conv è quello per Linux o macOS, come sapete appunto ha un sottoinsieme Unix e quindi compatibile Linux. Si apre una shell nel mio caso, mentre invece in Windows si aprirà un prompt dei comandi, immagino. Si va nella cartella del ROM conv e poi nel caso specifico si lancerà conv.sh. Lui partirà, eseguirà tutta una serie di attività. Vedete qua ha preparato gli audio, il color map, il CPU code, fa delle patch, sprite, title, Z80 e poi copia tutta una serie di informazioni. E adesso se andiamo a vedere dentro al progetto troveremo molti più file rispetto a prima e troviamo tutti i file relativi al gioco 1942 con il title map, sprite, ROM, char map, eccetera. Dig Dug, Donkey Kong, Frogger, Galaga, Pac-Man. Quindi ora abbiamo tutto il necessario per poter compilare e inviare il programma all'interno dell'SP32 qua. Quindi c'è da fare prima questi due step che io purtroppo non potrò darvi quello che vedete qua, appunto perché ci sono problemi di copyright, quindi dovete trovarvi voi le vostre ROM seguendo le istruzioni molto semplici e poi, come avete visto, dezippare tutto in quella cartella e lanciare il comando. A questo punto apriamo lo sketch, eccolo qua. Qui abbiamo lo sketch con tutti i vari file che abbiamo appunto generato. Si seleziona l'SP32 Dev Module sulla porta COM opportuna, questo lo vedete voi nel vostro computer in che COM è stato installato. E poi compiliamo e programmiamo l'SP32 con tutto quello che abbiamo preparato. E una volta che avrà finito la programmazione dell'oggetto, dovrebbe cominciare a funzionare. Ed eccolo qua, partito. Con il joystick possiamo andare a selezionare quale dei giochi installati. E vedete che il marquee qua sopra cambia colore a tema
no? È tutto pilotato in modo da essere sempre in forma con il gioco. Selezioniamo Galaga, parte esattamente come su Mame, coin e via. Tenendo premuto a lungo il tasto coin, ritorniamo nel menu e possiamo andare a selezionare un altro gioco, per esempio Frogger. Come vedete, perfetto, bellissimo, simpaticissimo, è incredibile che questo oggettino così funzioni con proprio le robe originali e quindi il gioco è perfect praticamente. Il tutto con un SP32, ragazzi, una schedina da pochi euro, sono veramente allibito della cosa. Quindi avete visto che la programmazione, tutto sommato, a parte questi due step della ricerca delle ROM, non è poi una cosa così complicata. Bisogna lanciare lo script per mettere a posto un po' tutte le ROM, ma niente di complicato, come avete visto. Bene, l'oggetto, come vedete, è venuto abbastanza bene, sebbene io non sia molto soddisfatto di questa finitura in legno, perché si vedono tutti questi puntini neri che non mi garbano. Allora, a tale proposito, ho creato questi sticker da mettere qua di fianco, di cui avete visto i file prima quando vi ho fatto vedere il contenuto, e questo potrebbe abbellire ulteriormente la cosa. Però io ho intenzione di usare il metacrilato nero, perché secondo me viene molto 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 più bello. Per cui adesso sostituirò tutta la parte in legno con questi metacrilati e quindi verrà tutto nero. Secondo me viene molto molto più bello. Infatti adesso procederò con la sostituzione di questa parte in legno con quella in metacrilato, e quindi adesso velocemente con un time lapse lo vedremo trasformato da legno a metacrilato per vedere l'effetto che fa. Bene, voi l'avete visto nel timelapse ed eccolo qua in versione metacrilato. Ragazzi, secondo me è tutta un'altra cosa, è molto 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 più carino. Sì, sicuramente che il legno. E poi ecco come si presenta con il fianchettino adesivo che ho applicato. Ne ho applicato uno solo, l'altro ce l'ho qua da mettere. Lo appoggio solamente, così vi faccio vedere come si presenterebbe con tutte e due gli sticker, e secondo me rende. E poi è bello, tutto il metacrilato si vince a man bassa. Bene, dai ragazzi, l'avventura è andata tutta come doveva. Avete visto che realizzarlo, tutto sommato, ci sono un po' di fili da saldare. La parte più complessa forse è questo micro joystickino da costruire, che insomma bisogna avere delle stampe fatte bene, però ce la si può fare, ce l'ho fatta io, quindi ce la farete anche voi sicuramente. Progettino carino, simpatico, emulatore veramente fatto bene, perché poi in realtà emula l'arcade con le ROM e con il Core Z80, quindi sta proprio andando, direi, perfect, quindi bellissimo. È forse il miglior Galaga che ho visto all'interno di un mini cabinato, perché ce ne sono stati tanti, ne hanno venduti tanti, ne hanno fatti di tantissimi tipi, ne ho anch'io due o tre, ne ho preso uno in Giappone anche addirittura. Ma sono tutti emulati non in questo modo, sono emulati non partendo dalle ROM dell'arcade, ma rifatto tutto completamente. E quindi l'idea di averlo invece proprio che utilizza le ROM vere
rende meglio. Ecco, mi piacerebbe tanto avere Xevious, vediamo se qualcuno mai lo porterà dentro questa piattaforma. Bene ragazzi, dai, ottimo lavoro, gran lavoro anche fatto dal laser della Scalfan, che avete visto in un video precedente, che mi ha consentito di fare questo contenitore che sennò diversamente non avrei potuto fare. E anche voi, se dovete farlo, dovete trovare qualcuno, magari una farm lab o qualche posto che fanno taglio laser. Cominciano a essercene parecchi in giro, quindi lo troverete quasi sicuramente. Vi fate tagliare i pezzi o di legno o di metacrilato o di quello che volete voi. Per le stampe, ormai la stampante, che è quella più o meno un po' tutti voi che mi seguite ce l'avete quasi, se no sempre nello stesso posto dove vi fanno i pezzi tagliati sicuramente avranno anche le stampanti. Ci sono molti servizi. Adesso è probabile che a breve ho una persona che si sta attrezzando per poter fare questo tipo di attività e magari poi vi darò dei link, li metterò in descrizione, su dove poter avere le stampe personalizzate o quelle dei miei progetti o le vostre che desiderate. Ve le stampano e ve le fanno avere nel materiale che volete, nel colore che volete, eccetera eccetera. Poi dopo vedremo come andrà a finire questa cosa, se partirà, almeno ho un riferimento da dare. Bene ragazzi, grande operazione, bellissimo, veramente mi è piaciuto tanto. Ringrazio ancora una volta Rosario che mi ha dato la direzione, le informazioni su dove andare a trovare questo progetto. E quindi io direi che per questo video è tutto. Ricordatevi di venire a trovarmi su Patreon e su Instagram. Continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!